si è giocata la decima giornata del campionato di Serie D. Vittorie esterne per Cavese e Nocerina. L'Ebolitana invece riacciuffa in extremis un importante pareggio contro la Cittanovese. Perdono la Gelbison e la Sarnese. Un pari con tante emozioni, quello tra Ebolitana e Cittanovese. Finisce 2-2, una gara equilibrata che ha visto gli ospiti andare sul doppio vantaggio, con gol di Ortolini sul rigore al 43esimo e raddoppio di Postorino al 47esimo. Padroni di casa che accorciano le distanze con De Rosa dagli 11 metri al 50esimo e pareggiano i conti all'85esimo con Scalzone. Purtroppo c'è il rammarico perché purtroppo vedo che i ragazzi si impegnano al massimo, ma soprattutto sono frettolosi, se ne vogliono uscire di fretta da questa classifica, e quindi delle volte facciamo degli errori che in Serie D, come li commetti, così li paghi. Stava finendo il primo tempo, abbiamo commesso il primo errore lì con l'esterno nostro Tarallo, e ci ha fatto avere subito in salita questa partita che poteva essere alla nostra portata. Poi abbiamo rincorso, abbiamo preso il 2-0, poi abbiamo avuto carattere veramente da grossa squadra, abbiamo fatto il 2-2 meritatamente, ma c'era anche qualche rigore e il gol annullato su Scalzone ritengo che sia un gol valido. Però tutto sommato mi è piaciuta molto la prova di carattere di questi ragazzi, dove abbiamo meritato questo pareggio dopo aver subito il 2-0.